arrivati a tutti al consueto momento dedicato alla politica da TVR Tele Italia 7 Gold. Questi i titoli della nostra puntata: malattie cardiovascolari, sensibilizzazione e screening. Salone del libro, parte da Firenze il treno dei lettori toscani. Libri, Toscana Oggi, da 40 anni la voce del cattolicesimo. Dopo il coinvolgimento dei deputati romani della Camera e dei consiglieri e membri dello staff della Regione Campania e Veneto, anche la Regione Toscana accende i riflettori sull'importanza della prevenzione cardiovascolare. Lo fa attraverso l'iniziativa Dal cuore della Toscana, la valutazione del profilo lipidico come strumento di prevenzione, che si è tenuta all'interno del Palazzo del Pegaso a Firenze. Protagonisti della conferenza sono state le istituzioni e i clinici locali, che a margine dell'incontro tenutosi martedì 23 aprile scorso si sono sottoposti alla valutazione del loro profilo lipidico, che per la prima volta include anche il test della lipoproteina, fattore ritenuto a rischio genetico e che contribuisce ad aumentare la possibilità di sviluppare patologie cardiovascolari. Pensate, in Toscana nel 2020 sono stati registrati oltre 14.000 decessi provocati dalle malattie cardiovascolari, in particolare infarto miocardico e ictus cerebrale, che rappresentano il 30% totale dei decessi. Vediamo. La misurazione e il controllo di quello che noi definiamo assetto lipidico, che comprende la misurazione dei livelli di colesterolo e di trigliceridi, è fondamentale per determinare il rischio cardiovascolare di un soggetto, quindi la probabilità che possano verificarsi negli anni futuri degli eventi cardiovascolari. Parliamo delle patologie che pesano di più da un punto di vista epidemiologico nel mondo occidentale, quindi ovviamente una valutazione di grande rilevanza. La lipoproteina a piccolo, si chiama così, è un grasso che è circolante, simile al colesterolo, che è totalmente legato alla sintesi epatica e determinato geneticamente. Questo vuol dire che, al contrario del colesterolo e dei trigliceridi, che in grande parte possono essere modulati dallo stile di vita, la lipoproteina piccolo è invece determinata soltanto dalla genetica, quindi ognuno di noi ha i livelli, diciamo, che la natura gli dà, e se li, in qualche modo ce li dobbiamo ottenere, e sappiamo che questa lipoproteina in livelli molto elevati determina un aumento del rischio di eventi cardiovascolari, che è anche addirittura indipendente da quelli del colesterolo LDL, quindi è un marcatore aggiuntivo di rischio cardiovascolare che noi conosciamo da molti anni, almeno dalla fine degli anni del 1960 che conosciamo la lipoproteina piccola. Soltanto adesso si è un po' risvegliata l'attenzione anche della internazionale, perché si sono finalmente identificando delle molecole che sono capaci dal punto di vista terapeutico di ridurne in modo efficace i livelli. L'ipercolesterolemia è un grosso fattore di rischio. Io lavoro in un osservatorio, quindi, come dire, facciamo un'osservazione partecipata, e devo dire che grazie a delle convenzioni che abbiamo con le aziende sanitarie riusciamo a acquisire i risultati di laboratorio nel pieno rispetto alla normativa sulla privacy, quindi siamo in grado di valutare i livelli di raggiungimento e target. E i miei numeri dicono che abbiamo da lavorare, le raccomandazioni e linee guida aggiornate sono abbastanza esigenti in termini di raggiungimento di target di colesterolemia, però diciamo che, facendo riferimento a queste raccomandazioni, una consistente proporzione di persone, soprattutto a rischio alto e molto elevato, non sono a target per l'ipercolesterolemia, quindi dobbiamo migliorare ulteriormente la gestione dei nostri assistiti con problemi di ipercolesterolemia. Il colesterolo e soprattutto il colesterolo LDL, che sarebbe il colesterolo tra virgolette cattivo, cioè quello associato
correlato a un aumento di rischio delle malattie cardiovascolari, cioè dell'infarto e dell'ictus. Controllarla è importante perché riuscire a contenerne i valori, i livelli entro limiti accettabili può significare ridurre in maniera sostanziale il rischio di sviluppare un infarto o un ictus e di conseguenza aumentare la propria aspettativa di vita sana. Oltre al colesterolo si misura normalmente anche il valore dei trigliceridi, che pure contribuiscono a determinare il rischio di malattie cardiovascolari e che sono anche associati al rischio di altre malattie come ad esempio la pancreatite. Alimentazione corretta, dove corretta significa un'alimentazione che non sia troppo ricca di grassi saturi, quindi dove siano limitati i grassi animali, dove siano limitati i grassi e anche gli oli vegetali cotti, quindi preferire oli vegetali crudi rispetto a grassi animali o grassi cotti, e con contenimento anche dei cibi più ricchi di colesterolo, come possono essere ad esempio le uova. Questo è sicuramente un elemento che può contribuire a controllare meglio il livello di colesterolo LDL. L'attività fisica in realtà non incide moltissimo sui livelli di colesterolo LDL, ma ha il vantaggio di far aumentare i livelli di colesterolo HDL, che sarebbe il colesterolo buono, quello che quando aumenta riduce il rischio. Questi fattori sono sicuramente importanti, danno un contributo, però attenzione, rispetto ad altri parametri metabolici come i trigliceridi o come la glicemia, il colesterolo risente meno degli stili di vita perché è molto anche sotto il controllo della genetica. Partirà sabato 11 maggio prossimo dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella per arrivare alla stazione di Torino Lingotto il treno dei lettori toscani. Per la prima volta la Toscana infatti organizza un servizio di trasporto ferroviario gratuito rivolto a 450 cittadini toscani per partecipare al Salone Internazionale del Libro di Torino. Il viaggio è cofinanziato da Giunta e Consiglio regionale all'interno delle iniziative legate al Salone, dove la Regione Toscana come ogni anno sarà presente con il proprio stand, che quest'anno triplica i propri spazi raggiungendo infatti i 150 metri quadrati e propone anche una scelta di titoli di 33 piccoli e medi editori toscani selezionati nell'ambito dell'avviso pubblico. Il biglietto per il treno dei lettori si potrà prenotare fino a mercoledì 8 maggio prossimo sulla piattaforma Unicop Firenze, che sostiene l'iniziativa. È dal 2015 che Toscana Libri allestisce e organizza lo stand della Regione Toscana, e che nel 2017 è stata anche regione ospite, quindi quella di quest'anno è un ritorno in grande stile. Ospiteremo 33 editori tra quelli che hanno partecipato al bando, più altri che invece fanno parte di un tavolo collettivo di tutti gli editori che fanno parte, diciamo, del circuito di Toscana Libri. Quindi il nostro ruolo è un po' quello di fare da collante, da tramite tra tutti questi editori, sia nella parte proprio espositiva, quindi di novità e prodotti librari, ma anche proprio nell'organizzazione di tutto un calendario di eventi che per 5 giorni di salone animerà lo stand. Ogni editore tra quelli che hanno partecipato al bando può mandare all'incirca 20 titoli e quelli del tavolo collettivo una decina, quindi insomma direi che l'offerta culturale della Toscana è ampiamente rappresentata. Il progetto Il Treno dei Lettori è un progetto che avvicina la cultura toscana e la cultura del leggere in Toscana a quello che è il Salone Internazionale del Libro di Torino. Come associazione Wimbledon, come Gabriella Metrano, presidente dell'associazione, faremo un intrattenimento all'interno del viaggio di andata del treno, una sorta di radio dei lettori toscani, un intrattenimento che vedrà avvicendarsi quelle che sono le voci presenti nel treno, dalle istituzioni a quelle che sono i progetti che poi saranno protagonisti in quello che è il programma nello stand della regione al Salone. Una programmazione che vedrà Anime Loci e la Toscana delle Donne con i suoi protagonisti presenti nel treno e poi un racconto di tutte quelle che sono le iniziative toscane verso il Piemonte, in questo caso il Salone del Libro, ma tutte le iniziative toscane che riguardano la lettura che sono presenti in Toscana per informare e approfondire proprio i progetti che ci sono sul nostro territorio. Unicop Firenze ha dato la propria adesione
e speriamo anche un contributo a questa bellissima iniziativa della Regione Toscana. Per noi cultura significa accesso e socialità. Quindi cosa c'è di meglio che andare insieme con un treno che la Regione mette a disposizione di chi vorrà gratuitamente al Salone del Libro di Torino, che è la versione bella del Paese dei Balocchi per gli amanti della lettura. Noi naturalmente con Regione da circa 15 anni abbiamo un progetto attivo, volontariato dei libri all'interno dei punti vendita, le 40 Bibliocop, che come dire, è un grande motore di partecipazione. In questo caso noi supportiamo la Regione attraverso una piattaforma per le prenotazioni e attraverso un contributo diretto che mettiamo a disposizione per tutti gli under 30. Quindi chi ha meno di 30 anni è interessato alla cultura e vuole approfittare di questa bellissima occasione. È stato presentato nelle scorse settimane il libro Toscana Oggi, da 40 anni, la voce del cattolicesimo toscano, un volume curato dall'ex direttore di Toscana Oggi, Andrea Fagioli, che ha coordinato per 10 anni la redazione del settimanale dei cattolici in Toscana. Il presidente dell'Assemblea legislativa ha consegnato il festinalente all'arcivescovo di Firenze, che si appresta a lasciare la guida dell'arcidiocesi di Firenze per raggiunti i limiti d'età, e una medaglia all'attuale direttore Domenico Mugnaini. Festinalente è la statuetta simbolica voluta dal Consiglio regionale ispirandosi a Cosimo I de Medici, la tartaruga come segno della prudenza con la vela a simbolo del guardare sempre avanti. Sono 40 anni che le chiese di Toscana stanno insieme per avere un'unica voce sulla realtà della regione. La seconda cosa che mi preme sottolineare è che sono stati 40 anni di grande interlocuzione con quelli che sono i problemi sociali, culturali, politici anche del nostro territorio, e quindi non è una cosa da sacrestia Toscana Oggi, è qualcosa che sta sul territorio, confronto con tutti, un livello culturale anche significativo, basta vedere le firme dei direttori anzitutto, ma poi anche dei tanti collaboratori, editorialisti e così via. Questo mi sembra un altro aspetto importante, quindi una voce per tutti che sta sul territorio, una voce di cattolici, questo senz'altro. E infine direi un grazie ai tanti giornalisti che l'hanno animato questo strumento e che l'hanno reso anche un strumento autorevole anche a livello nazionale. La presenza oggi del presidente della Fischer ce lo dice. È molto importante oggi per la Chiesa, che non ha più i numeri, le presenze dei decenni passati, che è importante che la Chiesa non si rinchiuda in se stessa, perché è diventata piccola cosa. E allora c'è una bella frase di Benedetto XVI che dice: la Chiesa del futuro sarà una Chiesa piccola e saranno la Chiesa dei piccoli, ma dovrà essere una Chiesa che è un punto interrogativo per la coscienza di tutti. Ecco, questo deve essere anche Toscana Oggi nel futuro. Direi che Toscana Oggi dà delle notizie che probabilmente gli altri media, ma è normale, magari non trattano neppure. Noi cerchiamo di trattare quelle che sono le nostre le notizie che riguardano non solo la Chiesa, ma le notizie che riguardano un certo mondo in modo, ti ripeto, tranquillo, senza arrivare mai a uno scontro e senza urlare le notizie. Questo nel nostro mestiere forse oggi non è più facilissimo. Da 40 anni Toscana Oggi è riuscita a farlo. Significa cercare di guardare a tutta la Toscana e non solo, significa guardare ai collaboratori che ogni settimana lavorano al nostro fianco anche se non sono nella redazione, significa cercare di aprirsi al confronto con tutti sempre, senza mai guardare nemmeno a un'ipotesi di scontro. Confronto sì, scontro mai. Possiamo fare un bilancio, indubbiamente un bilancio positivo, nel senso che 40 anni fa Toscana Oggi era una scommessa che a questo punto si può dire vinta, una scommessa perché un settimanale cattolico unico per tutte le diocesi della Toscana era effettivamente una scommessa. Adesso il giornale ovviamente è andato avanti, ha fatto progressi, quindi dalla parte cartacea in cui ha iniziato, una sorta di sbarco piratesco allora nella stampa, adesso poi è progredito, ha
ha sfruttato la multimedialità, quindi insomma ha un grande passato, però si spera abbia un grande futuro. È tutto per questa edizione del nostro approfondimento dedicato alla politica, grazie per averci seguito e ci vediamo alla prossima puntata.